Oltre 40.000 sbarchi in Italia da inizio anno, principalmente migranti partiti da Costa d'Avorio, Guinea, Egitto, ma anche Siria e Tunisia. Numeri del Viminale, 4 volte maggiori rispetto allo stesso periodo del 2021 e del 2022 e che non si osservavano da anni. Anzi, come tendenza, già superano il 2016, anno record, con quasi 200.000 arrivi via mare. Che l'Italia, come allora, sembra si trovi ad affrontare praticamente da sola la questione, lo mostra l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati. Il grafico, aggiornato la settimana scorsa, indica come il nostro paese, rispetto a Grecia e Spagna, abbia accolto il 77% dei migranti via mare. Gli effetti sono evidenti, le regioni hanno aperto o stanno aprendo nuovi centri e il primo avamposto di Lampedusa, l'hotspot dell'isola, da mesi è in una condizione di sovraffollamento che rende poco dignitosa l'accoglienza. Nelle ultime ore le condizioni meteo avverse hanno rallentato le partenze. Porto principale in questa ondata è diventato quello di Sfax, in Tunisia, dove il mare restituisce di continuo corpi a riva e in città si vuole realizzare un nuovo cimitero. Quasi 600 i morti nel Mediterraneo nel 2023, secondo una stima provvisoria. Una tragedia continua che non ferma i viaggi in mare, dove vengono soccorse barche sempre più fatiscenti, pericolose e adesso perfino preda dei pirati. Alcuni superstiti hanno denunciato come durante la traversata un peschereccio gli abbia rubato il motore.